Allora, riduciamo l'uso del detergente in cucina. Noi abbiamo delle difese immunitarie che ci proteggono da batteri, in generale da microrganismi e non solo microrganismi. Ma non abbiamo niente che ci difenda dall'attacco chimico. Noi puntiamo spesso il faro sui batteri. E troppo spesso ci scordiamo dei detergenti. Un detergente entra in un forno a 500 gradi ed esce dopo 5 ore dal forno sempre detergente. Non viene distrutto dalla cottura. I batteri sì. Quindi riduciamo l'uso dei detergenti. Perché guardate, nel disperato tentativo di pulire, a volte facciamo dei danni. Perché poi non sciacquiamo. Non sciacquiamo tanto quanto dovremmo sciacquare, il che è un problema. Con ciò non sto dicendo che non dovete pulire, però pulite sempre preoccupandovi di risciacquare accuratamente ciò che è destinato all'uso alimentare. Non dico che nel dubbio quasi quasi meglio non pulire, però una cosa che possiamo fare è ridurre il detergente, perché guardate, gli acciai hanno bisogno veramente di poco detergente, poco poco poco. È più una mania di inzaccherare ste spugne piene di detergente e portare detergente dappertutto che poi più delle volte non rimuoviamo perché usiamo un'altra spugna per risciacquare. Peccato che la spugna a sua volta faccia ritenzione. Non casualmente la legge prevederebbe che si usasse carta monouso in realtà. Cioè la uso, la butto, ne prendo dell'altra, ristrofino, la ributto, ne prendo dell'altra, la ristrofino, la ributto. Solo così rimuoviamo effettivamente il detergente. E usiamone poco, veramente poco. La maggior parte dei detergenti, se li diluite 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, continuano a funzionare perfettamente sull'acciaio, tranne situazioni veramente specifiche, che sono più delle eccezioni che altro. La cucina acquista tanto in qualità, riducendo i detergenti. E chi dice, vabbè, ma scusa, ma non vuoi pulire? Chi viene nelle mie cucine scopre che sono assolutamente pulite, i tamponi che facciamo dicono che tutto è pulito e non c'è detergente. Invece, quando usiamo il detergente in modo smodato, noi vediamo pulito, ma se facciamo un tampone troviamo che sulla superficie c'è ancora detergente. E quel detergente è peggio che i batteri, nettamente peggio dei batteri, perché non abbiamo nessuna difesa. Adesso qui potrei farvi tonnellate di esempi. Credo che il concetto sia chiaro. Ma a volte una padella in cui c'è dell'olio, perché la devi lavare con un detergente se poi ci devi rispadellare qualcos'altro a base d'olio? Sì, va bene, buttala sotto l'acqua un attimo, tira via i residui, eccetera, e poi vai avanti a usarla. La sera prima di metterla via, ovviamente la pulirai meglio. Ma un coltello che passa da una verdura a un'altra verdura, tutte crude. Va bene, dai una sciacquata con l'acqua, perché devi mettere detergente? Per sterilizzarlo, non credi che il detergente sterilizzi? E poi è crudo, è tutta roba cruda. Con ciò non ti sto dicendo di tagliarmi l'insalata col coltello con cui prima hai tagliato il pollo, quindi sempre col buon senso. Però guardate, quando eccedete col detergente, contrariamente a ciò che potreste pensare, non state facendo del bene, state facendo del male. È meglio sempre ridurre. Ridurre, ridurre, il che non vuol dire lasciare sporco, vuol dire solo pulire con maggior consapevolezza. Va bene, ciao per adesso.